Amici non solo calcio, sono con un mio amico storico, mamma mia. La splendida ci siamo, Barbara Carelli. Siamo diventati vecchi, mi sa. Mamma mia, no, io mosso no. Pure che abbrunchite e pare ancora più vecchie, però ne abbiamo fatte delle belle. Delle belle. Una sera da ma Luca non, Sepe, non raccontiamo non però, non capito che sono io. Non racconti. Chi è che non sa chi è, chi sei? Sai, c'è il cambio generazionale, vedi? Sì, sì. Ormai I, non vogliono i cloni, più te, vogliono queste cose i piccole, cloni, tu sei bella e brava, ma vogliono queste Ilaria d'amico, queste brava, cose che non queste, servono, brava, brava, sono altri questo. Tempi, ma noi vogliono, siamo qui vogliono, stasera invece vogliono che vogliono anche i giornalai invece delle giornaliste. Bravo, mo ci vuole, mo ci vuole. Allora, noi parliamo di Mister Hyde. Dai, parliamo di Mister Hyde. Stasera è un onore per me duettare con Ludo e Rudy che sono amici storici, io mi pregio di dire che sono emozionatissimi, mamma mia. Poi ho avuto l'onore di essere il primo a produrli ormai 15 anni fa. E stasera raccolgono i frutti di quanto vabbè, ribello poi è hanno bello fatto. Perché la musica è aggregazione, no? E qui siamo tutti amici, siamo sì, tutti a loro. Sì, segno sì. Che comunque esiste l'amicizia nel. È bellissimo, è pieno di finti amici, pieno di amici ed è una cosa stupenda vederli tutti qui riuniti. A ma onorare. Anche perché uno magari non si vede spesso. No, ma e è quindi così. È bello così, no? Bello, bello, viva lo spettacolo. Senti, un saluto agli amici di Non Solo Calcio. Ed è vero che quest'anno ci vieni a trovare al premio Malafemmina che manchi da un po'? Manco da un po' perché è un po' che tu ti dimentichi di invitarmi. No, allora guarda, sei ufficialmente invitato per ritirare il premio della 14ª. Sei venuto alle prime edizioni. Aggiù personata sarà. Hai battezzato il premio, questo lo dobbiamo dire. Io amo il premio Malafemmina, tu ne sei cofautrice e fautrice. Fondamentalmente io sarò felice di esserci. Un saluto agli amici di Non Solo Calcio, a Luca Sica. Ciao, Non Solo Calcio, un bacio. Tuo cuore che non so quale musica nasconde, questa parola anche per me, questo ritmo mi sorprende, sono sicuro che mi innamorerò di te, tutto è chiaro intorno a me, sei tu quella che vorrei, non ti riducere, mi innamorerò di te, e nel mare di perché, non affonderò se c'è l'amore tuo per me. Forse un giorno insieme a te e mi diverto ad immaginare che la tua pelle e il tuo sapore, i miei baci su di te, è una dolce sensazione, sono sicuro che mi innamorerò di te, tutto è chiaro intorno a me. Allora, questa è la trasmissione di Barbara Carelli. Di? Barbara Carelli. Arrangia così perché fosse buono cognome tu. Allora, Barbara Pirelli. E niente, sta facendo Carelli. Questa trasmissione sotto a ruota. Oh. La sera ci potete una matta. Ma ci incontriamo sempre. Ci vorrei non scendere più. Scusate. C'è Luca Seppia qua. E c'è anche Peppino Iovino. Eccoci qua. E questa era l'unica trasmissione. Ma che pensi che fate che non andrà fosse? Non ne ho vera che c'è di chi stacca. Yo! No, mi è venuto a mente Granatino. Ah, Granatino al limone, mio amico. Yo! Yo! Non ci sai Ivan Granatino. No, mancano Ivan e Franco. Perché se stata, perché stanno appiccicati. Sì, sì, stanno appiccicati. Stanno appiccicati con un pare di due e tanti. Sì, sì. Tutti quelli che non vedete, non perché non sono potuti venire, ma perché stanno appiccicati. Ma cioè noi siamo ovunque. Eppure siamo pure appiccicati, pure noi. Gianni Sacco viene. Ci sarà crociera nemica dell'uomo e non stiamo manco ubriaco perché ci sta niente da vivere, ma quindi non abbiamo nemmeno mangiato niente, stiamo ci potremmo fare come noi perché tra un po' tocco il fatto signori, a me signori tra poco on stage Luca Seppia l'ultimo giorno di su ciao Non Solo Calcio. Arrivederci a tutti, Non Solo Calcio, c'è Barbara Carelli. Barbara, ma tu è vero che si la perda tempo? Sì, sì, sempre. Non Solo Calcio è una trasmissione in cui non c'è solo il calcio. C'è anche un po' di roba mescata, roba sfusa, un po' di scemanfru. È una trasmissione dove c'è anche Salvatore Gisonna, vero? Certo, quindi, presenza con me. C'è sì. Pure il dottor Solo se si sente male Gisonna. Sì, sì, è una trasmissione, diciamo, è una trasmissione. Barbara è una notissima piatta vacanta, quindi
pure il marito, però attenzione, attenzione. Pappaniello è un grande, è il re dei piatti vacanti, e poi ovviamente Barbara insieme a lui. Sta cominciando il concerto dei Mr. Jekyll e Mr. Hyde. Abbiamo presentato insieme una serata, no? Sì, è stato il momento peggiore della mia carriera. I calciatori del Napoli. Non c'era. C'era una grandissima presentatrice con noi, famosissima, non me la ricordo. Tutti molto bravi, eravamo tutti molto belli e bravi. I Mr. Hyde stanno andando in scena, io fra circa 4 ore e 20 sarò anch'io in scena. E cosa farai in scena? Ma non so, insulto i Mr. Hyde. Ah, ecco, una bella cosa. Ciao ragazzi, è stato veramente bellissimo, non mi offrire, proprio dice che fosse una palla. Sa buono. Sa buono, nonno. Sì. Ciao, Aju. Siete la, 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 si